Ho fatto voto di non cominciare più le live con i versi completamente nonsense. Però questa è sempre la prima fase, il riscaldamento. Quello in cui ti chiedo, funziona il Zavail? Che con You Now, vero? Ma vabbè. Io arrivo fresca da un po' di conversazione sul gruppo di Prismatti. Salve, funziona! Ciao Minty, ciao Killer Talk! Ma l'hai visto il gadget che ho per stasera? Oggi pomeriggio? Dunque, no. Devo cominciare molto più indietro di così. Questo ritmo dei venividi per gli Oscar, Major Fred, sta cosa dei venividi degli Oscar, io nella mia beata innocenza, ma chissà cosa mi credevo. Io pensavo che sarebbe stato semplice. It's not. Te l'ho già detto secondo me dalla settimana scorsa, perché è dalla settimana scorsa che ho un calendario marziale. Una matricola! Ciao Cri! Sei una matricola? Non sono sicura. Ho un calendario marziale di cose da vedere e cose da registrare, per cui al momento io sono in avanti di 10 giorni rispetto a te. Che sembra wibbly wobbly, ma nel senso, hai capito. Stefi, matricola! Ciao, ciao! È tutto bellissimo. C'è Fanny! Ok. In mezzo ai venividi degli Oscar, per cui domani esce quello di The Martian. Sì, sono abbastanza sicura. È sabato quello di Room. Sto preparando un videobooks per San Valentino. È una cosa che avevamo già fatto una volta, che si chiamava Valen Books, secondo me. E questo giro non sono esattamente libri. Non so neanche se lo fossero l'altra volta, in realtà. Non sono libri che parlano d'amore. Sono libri, secondo me, potenzialmente regalabili. Ottimarius! Sei mica matricola di live anche tu, Cialde. Regalabili a tipologie di persone diverse. Quindi in realtà è un video con una serie di consigli libreschi che vale un po' a 365 giorni invece che 360 gradi. Per cui c'è una categoria di libri che ho definito gli immortali, cioè quelli che io regalo in qualunque circostanza. Cioè, se c'è una persona che entra nella mia vita e io ho occasione di regalare a questa persona un libro, sarà sicuramente uno di questa categoria. Quindi, tutto questo per dirti che verso le 6 avevo un appuntamento per una cosa molto figa che dopo ti dico, alle 7. Però prima dico, aspetta, dai, che mi organizzo, guardo bene questi titoli, insomma, mi accorgo che un tot di cose è meglio se me le procuro. E quindi faccio un salto da Feltrinelli. Cercavo un libro in particolare, che volendo c'era anche su Amazon, però no, lo voglio leggere fisico. E ovviamente di fianco a Feltrinelli a Bologna c'è Tiger. Che fai? Non fai un giro da Tiger? Cosa ti trovo che era nella mia wishlist di Amazon? Questi cosi. Che se guardi i video di ASMR lo sai benissimo cos'è. È una. Dunque, loro la definiscono creta, però non è creta, sono dei palletti dentro. Non lo so, però ho pensato, lo apro? No, lo apriamo tutti insieme. Ok, e Lily ha le coroncine? dice Lily che visto che ha le coroncine oggi sta in silenzio. No, allora adesso è il momento in cui mi racconti la tua settimana in 5 parole. Com'è andata sto giro? Aspetta, fammi pensare. Mi sembra passata un'eternità, invece no. Noi ci siamo sentiti la settimana scorsa e secondo me la live è anche già sul canale di Prismatic Live, divisa in due parti perché la settimana scorsa abbiamo avuto un problema. Le robe granulose, Tomo Tomo, mi stupisce che proprio tu non lo sappia. Allora, questo. Il barattolo sostiene che questa sia pearl clay, però io l'ho visto nei video di ASMR, quando lo toccheremo farà e sarà un po' colloso. E sulla scatola c'è scritto che aderisce, dunque aspetta, pasta modellabile in perline,
autoindurente, utilizzabile sulla maggior parte degli oggetti e delle superfici. Una volta asciutta, conserva colori e dimensioni. Cioè, cosa dovrei farci io con questa? Ci devo coprire un oggetto, secondo te? Forse dobbiamo coprire qualcosa. Allora, aspetta che mi sono persa. C'è scritto DIY. Certo che c'è scritto DIY. Dunque. Studiare Telegram, banana chips, patatine aceto. Buone patatine all'aceto. Oxford, Tolkien, turismo letterario. Tutto attaccato, ma conta come due. Ne manca una, Squiddo. La settimana di Little Cell. Esami, stress, mi hanno rapito. Divertimento per un giorno. Ritorno allo studio. Allora, ne deduco... Sbugs! Dunque, ovviamente noi qua siamo tutti sul gruppo, vero? Cioè, Sbugs, com'è che questa doccia è stata tanto un... è stata così elaborata? Esami, corrieri deficienti, esami Oscar. La settimana della CRI. Oh, Sbugs. Sbugs, mi sembra che abbia mietuto un sacco di vittime. Esame di fotografia di moda, è tutto insieme. Fra 4 giorni, paura fotta. Altra paura, altra parola unica, è la settimana di Leonardo. La settimana di Federica. Primo incrocio di sguardi con lui. Oh! Ci vuole un bello shot di insulina per tutti noi adesso. Io ho avuto una notizia clamorosa, cioè ho un matrimonio a cui andare a giugno e i matrimoni degli altri mi eccitano da morire, quindi sono contentissima. Francesco, presa patente senza saper guidare, il che è molto consolante per tutti gli altri sulla strada. Yeah! La settimana di Schichi, studio pazzo disperato, esami Schifidi. Saggio, improvvisazione e ciclo devastante, Light Blue, tesoro. Dunque la Chiara è ancora dietro Iron Man. E Tom, ovviamente, come me, fa le feste alla settimana bella e romantica di Federica. Allora, Sbax ci tiene a specificare che la doccia non è che è stata elaborata, è che non volevano lasciargliela fare. Le 5 parole di Lily sono sveglia alle 4 per X-Files. Perché Squid non riesce a iscriversi al gruppo? Come lo provvedo? Non c'è Devil Monkey che di solito fa lo spaccio dei link. C'è su Tumblr, però. No, Squid, vieni troppo nel gruppo, è un casino assoluto, è bellissimo. Sbax ed io ci siamo visti. Sai che l'altro giorno stavo pensando al Dr. Who Day? Avevo grosse difficoltà nelle relazioni sociali, quindi scusami, tu non hai idea. Ci ripensavo l'altro giorno, ieri forse? Perché è una delle occasioni sprecate della mia vita, il Doctor Who Day. Nel senso che ero in una situazione mia personale, veramente un po' complicata. Non me lo sono goduto per niente, ero agitatissima. Ero sul palco, che per carità era alto così, però era un palco e dovevo parlare davanti a della gente, ed ero fuori di me dall'angoscia, cosa che non è da me, obiettivamente. Per quanto forse ho un po' di esperienza a parlare. Però così, come dirti. Allora, Tom si è sposata a Minsk, e si sono divertiti tutti da pazzi. Quando replico, vieni. Sì! Dunque, Squid ci chiede, ha un nome il canale Telegram? Sì, si chiama Prisma Chat. No? Si chiama così, secondo me. Se c'è qualcuno che sta scrivendo sulla chat mentre siamo in chiacchiera, vi sgrido molti... No, non è vero. Salvatore, cosa ci fai sulla chat? Allora, c'è un passaggio di nomi sulla chat che sembra il Death Note. E beh, sembra un po' eccessivo. Allora, settimana di Chiara, burocrazia, Galavant, troppo caldo, stress, Telegram. Questa cosa di Telegram, guarda che io oggi a un certo momento ho dovuto veramente forzarmi e dire no, adesso no. Mezzo, ma la apriamo questa? Il canale Telegram ha anche uno schedario. Say what? Che cos'è? In che senso, eh? Sbax, dunque, dice: sono triste perché non posso più ascoltare il tuo discorso dal palco. Tesoro, io ce l'ho scritto, quello che avevo detto. E visto che la mia performance fu
patetica, piuttosto ti mando il file. Ma secondo me c'è su Tumblr. Apriamo la sostanza extraterrestre. Quale colore vuoi? Il più brutto secondo me è l'arancione. Sarà che io non sono una gran fan dell'arancione di mio. Forse apriamo l'arancione. Uff. E soprattutto dobbiamo decidere se apriamo, se ci copriamo qualcosa. Dunque, questo coso, Eri sta per Erika che ci chiede che cos'è, dovrebbe essere... Allora, lui si autodefinisce... Aspetta, com'era la definizione? Pasta modellabile in perline. E dice che volendo ci puoi coprire le cose. Con questo tipo fai uno strato, presumo, e ci copri le cose. Però io non trovo... Ah, tipo un barattolo. Aspetta, non ho niente da coprire. Cosa ci copriamo, Vez? Ho questo contenitore. Possiamo usare questo. È un contenitore di un oggetto bellissimo, peraltro, che ho comprato su Groupon mesi or sono. E onestamente ti esorto a comprare a tua volta, perché c'è un racconto dietro, col quale adesso io ti intratterrò. L'oggetto in questione è l'altoparlante idrorepellente da doccia. Per cui è una grossa ventosa, si collega in Bluetooth con qualunque cosa possa a sua volta collegarsi in Bluetooth e senti la musica in doccia. Il dettaglio raccapricciante è che se colleghi il telefono, cioè è fatto apposta perché se ti chiamano c'è anche un bottone che volendo rispondi, no? Cioè tu sei lì sotto la doccia che canti e sì, ed è, non è il massimo. Il racconto che volevo farti io però non c'entra con questo, bensì col fatto che tu ormai sai tutto dei miei vicini. Nel palazzo, quello dove c'è la palestra dei pazzi, sopra abitano tutti dei pazzi. E una sequenza di questi pazzi credo siano ragazzi del nord dell'Africa e durante il giorno con le finestre aperte ascoltano tutta musica, come dirti, etnica, definiamola così. Quindi io il più delle volte mi scordo, entro in doccia, mi dimentico il mio telefono che non ha il Bluetooth acceso, quindi non posso collegarmi, ma accendo il mio auricolare, cioè il mio altoparlante che si collega a uno dei loro telefoni, quindi io mi ascolto tutte le loro canzoni bellissime e mi sono chiesta, ma loro lo sanno, cioè loro vedono che io mi collego, no? Poi magari pure lo sentono attraverso i muri, che io sto ascoltando la loro playlist, però non ci vediamo mai, quindi non c'è mai stato uno scambio diretto. Ok, allora fammi andare in giro. Indietro, volevo dire. Allora, Sbax sta facendo uno schedario di tutti noi. Come forse ti fa intuire il fatto che io sia qui, non ho la paranoia della privacy. Copriamo tutto. Ora che la chat è passata da 2897 messaggi a zero, cosa penserà? Non ho capito. Chi è che deve collaborare con me? Una matricola di YouNow! Ciao tesoro, ciao Anne! Oh, abbiamo un sacco di matricole, è una cosa bellissima. Allora, io capisco che su Telegram all'inizio si faccia i fantasmi. Io adesso faccio il fantasma, quindi ciao. Però se voglio di restare è molto bello. Ciao Margherita, che mi saluta come Kylo Fred. No, Vez, ma perché non mi sono organizzata prima? Hai pazienza? Aspetta, no, devi aspettarmi un secondo. Aspetta, ci metto un attimo. Cioè, posso evitare? Secondo me no. Ok. Il visione Killer Doll, invece, ascolta musica latina e africheggiante. Ma anche questo è africheggiante, ma è veramente molto bello. Fede, non sai di gioie? No, non so di gioie. No, non dirmi che era nella conversazione di oggi pomeriggio che mi sono persa tutta. Tutta quanta. Ciao, ciao, ciao. Fede, dobbiamo dirti di gioie. Su Telegram va a momenti. Quando uno non c'è, buona, ma quando c'è, strapacchi. Gioie è il nuovo mito del gruppo. Ma è quella vera, è bellissima. Ne ho due e si possono fare duelli. Ma poi hai notato che questi due si accendono dopo? No, certo, non puoi capire quanto la amo.
L'altra è quella blu e mi ha fatto tenerezza perché sulla scatola c'è scritto Raise Lightsaber e basta. E la cosa figa è che quando fai il duello, quando sbattono le spade laser, in realtà che sbatta dovunque, vibra e fa... Bellissimo! Avevo considerato l'ipotesi di usarla in macchina. Tipo la prima volta che uno ti taglia la strada, zoom, tu tiri fuori la spada laser. Allora, Gioie è una persona che si è unita a caso alla Prisma Chat e non capisce come è successo. No, Topino. Se faccio un incontro si porto la spada. Anche Lily ha visto la spada laser al Disney Store di Dublino e si è messa a fare un duello con uno sconosciuto, che è uno dei migliori meet cute io abbia mai sentito descritto. Senti Vex, decidiamo di che colore usare la sostanza strana. Ah, Joye fa video di Minecraft, quindi vogliamo una collaborazione. E Svax, abbassa l'età media del gruppo, teniamolo. Il blu... Dipende... Allora, abbiamo deciso che copriamo questo. A me piacciono il blu e il giallo. Cosa ne pensiamo del blu e il giallo insieme? Ok. Mi piace perché questa dichiarazione di Svax sembra... Quando trovi gli animali per strada, teniamolo. Posso tenerlo? Se portiamo le spade laser, ci arrestano? No. Senti, tra l'altro mi sono resa conto di una cosa un po' scary. Non so se dirtela, però te la dico. Dunque, l'altro giorno, come tu ben sai, martedì scorso, sono tornata da Londra in aereo. Questo è il mio portafoglio, che era con me in aereo, in cabina. Dentro il mio portafoglio, io non me lo ricordavo da una vita, ma c'è questa, che è una lima da unghie, a punta, e nessuno mi ha detto niente. Io non mi ricordavo che fosse lì, ma non è stata fermata. Cioè, io con questo ci ammazzo una persona. Potrei uccidere qualcuno con un cucchiaio di legno, se fossi abbastanza determinata, ma con questa faccio meno fatica. E nessuno mi ha detto niente. Il che mi ha fatto molto dubitare delle manovre di sicurezza, non tanto di Bologna, che ok, ma di Heathrow. Mi ha lasciato un po' perplessa. Vabbè. Blu, giallo, giallo, giallo. Dunque, non ci arrestano con la spada laser se non vi aggirate come il tizio col fucile giocattolo a Roma. Ma me l'avevano raccontato. Si vede che sono finte. Sì. Vedi, anche a Tomo in aeroporto hanno rotto le balle per le pinzette, ma anche a me. Sai che una volta, ai tempi di colei che non deve essere nominata, cioè Blue Beam, io avevo trovato un gadget che Vets ci avrebbe svoltato la giornata. Era un... come si chiama un ruler? Aspetta. Un righello a forma di pistola, di legno. Quindi era grande come una 44 Magnum, ma era alto così, perché era fatto di... Boh, forse ricompensato, ma neanche, era piccolissimo. No, non me l'hanno fatto portare a bordo perché era shaped come una pistola. E quindi se lo sono voluti tenere loro. E questa cosa mi ha ferito moltissimo. Ok. Allora, è più facile che tu ti uccida da sola per sbaglio tentando di uccidere qualcuno con una lima. Altresì vero. Sì, poi non ti fanno salire con l'accendino... A Lily in aeroporto hanno bloccato le manette con scritto Sherlock sopra a caratteri cubitali. No, quelli se li sono voluti tenere, tu lo sai, vero? Cioè, non era una preoccupazione di sicurezza. Decisamente no. Io una volta nel bagaglio a mano avevo delle forbicine. La tipa mi fa aprire il bagaglio, io realizzo e interiormente le faccio il funerale. Ciao, Franci Dax! Allora, da Makira salita aereo con due coltellini nel marsupio. La tipa le guarda e dice, ok, le forbicine, le rimette in borsa, io girisco e scappo. Dunque, l'hanno vietato alla Squido di portare la cintura da metallara con i proiettilini finti. La Chiara oggi ha registrato il Doctor Who tag, ma ora sono indietro da morire. Gatto, cacciù, cacciù, dai fatti vedere che sei troppo carina, vieni qua.
Lo so che a te non piace stare in braccio. Dai, che hai gli occhi da Anacleto, fatti vedere. No! Lasciami! Va bene. La Marti l'ha fatto il video su Doctor Who? Che io sono, ti ripeto, sono in questo delirio assoluto per cui o sto registrando un venividi, o sto studiando per un venividi, o sto guardando un film su cui fare un venividi. Non ho mai avuto un ritmo così. E ti dirò di più, quando siamo più vicini, o addirittura quando io sono in Giappone, il ritmo è tale per cui tu non sentirai la mia mancanza, perché io vai un video al giorno. Che va su da solo, quindi a posto. Aspetta, fa vedere. Sì, la prima settimana che io sono in Giappone c'è un video al giorno. Secondo me poi ti rompi i coglioni, povera bestia. Di cui il 27 febbraio ci sarà il mega video con le mie previsioni per vedere se io vincerei l'Oscar Contest. Ah, è già online il video della Marti, dopo me lo guardo. Qui ci sono... Chiara, presumo che queste siano le domande del question tag Doctor Who. Nice! Ok, ci ho detto, apriamo sto cacchio di coso. Allora, io dico che apriamo... Io che sono Kylo Fred, e quindi ho anche la spada laser, decido che prima apriamo questo che secondo me è brutto. Ah! Oh my. ti ricordi quei giochi tipo come si chiama, lo schifo, mamma mia, no, è repellente, è un midiccio, è Vinaville. Ti ricordi, dai, quegli slimes un po' anni 90? No, ma senti il rumore, per forza ci fanno l'ASMR. Io ti incoraggio ad andare a sputtarti, credo costi o 3 o 5 euro. No, ok, è bellissimo. Allora, il primo tocco è ripugnante e dopo meno. E sembra... Hai mai provato quei cosi, quegli impasti già fatti per fare la carta? Però puzza, no, una roba brutta, puzza. Mi ricorda qualcosa di bambole. Forse i puffi, forse le statuette dei puffi. Oddio, ho fatto bene ad aspettare di essere insieme. Aspetta che però la chat non va in giù da sola. Killer Doll mi invita a vivere a casa sua, volentieri. Aspetta. No, Timarius se n'è andato. Non ho fatto in tempo. Se sono sostanze tossiche, it's gonna be fun. Dunque, Franci, si sostiene essere una sostanza con cui volendo puoi ricoprire gli oggetti, ma cioè è colla con dentro delle palline. Guarda. Hai sentito il rumore? Tiger vende caccole in barattolo, di colori diversi però. Shut up and take my money. Siamo sicuri che non sia tossico? Certo che è tossico. Mi aspetto che lo sia. Peraltro suggerisco... No, senti che carino! C'è un hashtag che è DIY Tiger e ti incoraggiano a condividere le tue opere d'arte lì sopra. Forse dobbiamo... C'è anche il verde. Lo sai cosa vuol dire? Bisogna fare un broccolo. La marmotta non sono in grado. Ma bisogna fare un broccolo. Perché già tu non vai in giù da sola? Finirà everywhere, certo. È chiaramente tossico, certo. Vabbè, adesso non mi metto le dita in bocca. Se vedi che mi metto le dita in bocca, dimmi qualcosa. Come l'altra sera, tu mi hai salvato la vita, te ne rendi conto? In più modi. Ma in particolare l'altro giorno, quando stavo guardando Galavant e ti ho detto, mi ricordi che ho la cena in forno? And you did. Ed è servito, la cena era perfetta.
Era sempre tofu, peraltro, quindi è andata fatta bene. Sai che però io avrei cambiato idea sul coprirci qualcosa. Se per te è uguale, io ci penserei ancora un po' su cosa coprire. This has been a bad idea. Ok. Devi farci una roba alla muciaccia, con tanto di fatto. Vuoi broccoli? Aspetta che bevo, va. Sono di nuovo classy as fuck. Con il calice, se non altro, stasera. Ti do il permesso di andare a levarti le mani. No, è lontano, sto troppo via. Una volta dovrei farlo sul portatile, così posso spostarmi. Incluso per andare a prendere le lightsaber, perché voglio dire, sono cose che succedono. Avevo alla bedeglia da Maria, esatto. Non ce l'ho una salvezza. Forse sì! Aspetta, ce l'avevo qua. Lo so che ci sei. Maybe not. Ci sono hard disk pieni, altra roba di Tiger. Una spolverina è per pulire le cose, non le persone. No, so così. Ti rimarrà attaccato il bicchiere alla mano. Ma no, ma non rimane appiccichino, è l'odore. No, ma mi ricorda qualcosa su cui non riesco a mettere. Vabbè. È bellissima questa cosa delle memorie olfattive, peraltro, io trovo. Tu stai riuscendo a tenere il filo dei film degli Oscar? Perché con questa cosa che io sono in avanti rispetto a te, ripeto, di 10 giorni. Major Fred, era una cosa. Leo mi chiede cos'era quella roba. È Vinaville. È Vinaville mezzo secco ma non del tutto, con dentro delle pallette colorate e fa un rumore. Lo senti? Ok. Kylo Fred è una felpa bellerrima. È un maglioncino, peraltro. Viene da, mi sa che è Forever 21. Sono abbastanza sicura. Lo adoro. E una volta le stelle erano molto più bianche, però a forza di lavarlo è tutto grigiolino. Light Blue sta spulciando l'hashtag DIY Tiger e pare che le caccole, stranamente, non vadano per la maggiore. Molto strano. Quindi non si sa a cosa usarle. A Sbax manca solo Carol, Steve Jobs e poco altro. No, io sono ancora troppo indietro, guys. Però ho visto The Revenant, il cui venividi sarà fuori lunedì della prossima settimana. Guarda quanto sono in avanti, mamma mia! Mi sconvolgo. Il finale di Galavant. Possiamo parlare del finale di Galavant o no? Perché secondo me no. Ok. Industrissimo, forse indietrissimo, con i film degli Oscar, ho visto solo The Danish Girl. Ah, sì, ecco, ti eri anche già corretta, Franci Dax. Niente finale, no, basta. Nessuno dica più niente sul finale di Galavant. Però, io ho trovato un sito che era molto ottimista su un rinnovo. E non dirò nient'altro. Fine. Sabato, Sbax viene a Bologna a vedere Hateful Eight in lingua in 70 mm. Ma se ci andassimo tutti insieme? È un'idea delirante. Perché anche a me piacerebbe. Nel senso che l'ho già visto in lingua e in pellicola, però lo riguardo. Francesco ha visto The Hateful Eight perché ha dormito la prima ora e mezza. The Revenant e Steve Jobs. Minty è leggermente indietro perché ieri ha visto Django. Marghe è sempre dentro Guerra e Pace, lo so dal gruppo naturalmente. No dai, sai che però questa forse, se non diamo troppo fastidio imbucandoci in qualcosa che si era già preparato Sbax per i cazzi suoi, forse sarebbe divertente. Cosa ne pensi? I believe in Ted Cooper. Dai, mi fai andare al cinema che mi porto questo.
Dov'è? Quando la accendo è il momento migliore. Sai che fa anche i rumori mentre la muovo? Scusa, ecco. Dunque, dice Sbax che a lui non dispiacerebbe, però ha organizzato la mattina. Qual è il nome ufficiale delle caccole? Si chiamano Kuglevox. Pearl Clay, aspetta. Ecco. Come al solito c'è la foto dimostrativa fuori che, vabbè. Cosa, aspetta, stavo dicendo qualche cos'altro prima. Ah sì, la grande notizia è che ho la varicella. Sono 3 giorni che avevo di nuovo un po' di febbre, no? Però era veramente molto molto bassa, tipo a malapena 37, poi l'altra sera ho avuto un po' un picco, però niente di che. E ovviamente ho continuato ad avere a che fare con gli umani. Per cui prima nel pomeriggio mi chiama mia madre, la quale ovviamente a sua volta ha contratto l'orrido morbo, e mi fa, ma per caso tu hai dei pallini rossi che pungono? E io... pensavo che fosse una zanzara, sai? Quelle zanzare raminghe. Poi ultimamente che il clima è così strano, no? Qua ha fatto un caldo micidiale. Ho pensato, magari, sai, si sono hai capito? Pensavo che fosse una zanzara. Beh, turns out che no. Solo che, cioè, io l'ho già avuta 2 volte la varicella da bambina. E mio padre, Dr. House, dice che anche se ufficialmente dovrebbe essere una di quelle, si chiamano autoimmuni, che una volta che l'hai avuta non puoi averla più, non è detto, cioè può risuccedere. Per cui prima, quando mia madre mi ha detto così, cioè sono andata da tutti in studio dicendo... Dunque, era una settimana che io ero contagiosa, turns out, e... niente, l'hai avuta la varicella? Aspetta. 200 milioni di messaggini, no. Infatti tutti mi dicono, ma perché non stai morendo? Non sto benissimo. Cioè, ho un po' mal di testa, però non sono catatonica, ecco. Mi ti sembra delusa, e non stai morendo? Sei sicura che sia varicella? Dr. House dice di sì, però ho veramente molti pochi pallini. Boh, vabbè, magari l'ispezione. Ok, tutti a farsi le analisi. Leonardo l'ha avuta a 6 anni e sembrava un cane con una roccia. Non ci credo minimamente. Impossibile. È come nella storia di Roald Dahl, la bellezza da dentro arriva anche fuori. Da macchina ricoperta di bolle. A me è mancato, tipo, non ho mai fatto gli orecchioni. Quella me la sono saltata a pie pari. Però, ecco, tutto lo studio ha continuato a prendermi per il culo tutto il giorno, per cui ogni volta che passavo qualcuno intonava Forever young, I wanna be. Vabbè. Minty l'ha avuta a 14 anni. Sembrava vaiolo. Ma anch'io, secondo me, della prima o seconda volta, ho ancora delle cicatrici che mi sono rimaste. E anch'io sono molto affezionata a una in particolare, che è proprio tondina. Sì, sì. Fatica bestia a non grattarmi. Stiamo tutti pensando a quell'episodio con Phoebe, con i... con i guanti da forno. Ah, Charlie Sheen. Il morbillo mi ha uccisa, dice Lily. Anche a me. Il morbillo è stato proprio, mamma mia. Forse è stato il peggiore. C'è da dire che quando ero piccola io ero un continuo filmato di paperissimi. Cadevo dappertutto, mi facevo sempre male nei modi più assurdi, mi sono rotta tutto. Una volta mi sono spaccata un ginocchio saltando dal letto perché ho mancato il letto, cioè ho saltato troppo e a un certo momento sono atterrata fuori dal letto e... Dunque, Minty mi dice questa cosa agghiacciante, che la varicella è lo stesso virus dell'herpes. Dopo che l'hai avuta, ti si stabilisce dentro e può tornare fuori. What? No, devo prendere Herpexia, come quella pubblicità che fa Sam Winchester.
Come l'herpes o il fuoco di Sant'Antonio. No, this is really bad. Veramente? Clint sta ridendo molto, credo, per il mio racconto. Se vuoi ti racconto come mi sono rotta le altre cose. Beh, ti posso raccontare una delle peggiori. Secondo me te l'ho già raccontato, ma te lo racconto di nuovo per farti ridere. Chiara, no, lo so che herpexia era per l'herpes genitale. Però quando sento herpes, quella è la prima cosa che mi viene in mente. Ma è terribile, non possiamo mettergli un sigillo in stile Arkham Horror? Sì. Allora, l'altra cosa agghiacciante che mi sono rotta, dunque fammi pensare. Della testa io non ho memoria, cioè come al solito stavo correndo intorno al tavolo, c'era anche il mio seggiolone, a quanto pare sono inciampata in una delle gambe del seggiolone e sono andata a sbattere contro il termo, per cui ho una cicatrice, aspetta dov'è? È qua secondo me. Ecco, questa qua. Quando io ero piccola in proporzione la cicatrice era molto grande. La leggenda narra che mio padre mi abbia ricucito la testa sul tavolo di marmo della cucina dei miei nonni mentre mia madre, piangendo, mi raccontava che Puccetto Rosso. Avevo 3 anni, credo. E tu dirai, questo spiega tanto di tutto il resto che sai di me, vero? Vabbè. Dopodiché ogni 3 anni facevo un giro al pronto soccorso. Allora, prima c'è stata una gamba sciando. Poi c'è stata l'altra gamba con la faccenda del letto. Poi c'è stato, allora, il braccio destro. Tu mi vuoi bene anche se io sono un po' stupida, no? Forse apposta. Ero a casa dei nonni, che stanno in campagna con un prato grande fuori. E a differenza di quella che sono oggi, a me piaceva giocare fuori all'aria aperta. In più, all'epoca c'erano cartoni animati di ginnastica artistica. Io però non facevo ginnastica artistica, quindi non avevo nessun tipo di addestramento. Semplicemente mi buttavo nell'erba e mi ero fatta comprare un nastro attaccato a un bastone, insomma, quindi giocavo a... Com'è che si chiamava quella? Ilari? Ilari mi sa che faceva la ginnastica artistica. Piove moltissimo e io passo tutto il pomeriggio incazzatissima a guardare fuori dalla finestra a controllare che sta ancora piovendo, finché finalmente smette e io decido che è il momento ideale per uscire e andare fuori a fare il capriole, perché anzi adesso si asciugherà tutta l'acqua che c'è lì per terra in un attimo, come funziona la mattina con la rugiada. It's gonna be fine, it's gonna be great. Poi c'è l'erba alta, è un sacco di tempo che non viene tagliata, quindi è anche tutto morbido, sarà magnifico, stupendo, andiamo. Quindi decido che devo assolutamente practice il mio fare la verticale e cadere in ponte. Cosa che faccio un paio di volte con successo. Avevo 12 anni. E a un certo momento sono in verticale, insomma la cosa più simile che io potessi ottenere. E questo braccio, swish, ruzzola via. E io mi sono accartocciata sopra questo braccio come un origami. Così. Però non sento niente. Quindi mi tiro su. E tipo Bart, cioè il braccio fin qua era normale e poi era la mano era tutta spostata per di là. Ma non mi fa male, cosa che trovo veramente assurda. E quindi comincio a urlare, mamma! La mia madre è al telefono. Quindi è seccata. Dimmi, mamma! E lei non mi caga. Insomma, dopo 5 minuti finalmente è arrivata, ha visto come era conciato il mio braccio, è diventata verde, mi ha portato di corsa al pronto soccorso sventolando il fazzoletto bianco fuori dalla finestra, ma te l'avevo raccontata 1000 volte. Ho solo questo ricordo che è veramente una delle cose più vive della mia esistenza. E non so perché, vabbè... A me commuovono sempre le situazioni in cui c'entra un mentore in qualche modo, in cui c'entra qualcuno che dà la carica a un giovane che deve ancora capire come funzionano le cose. E credo che la radice per tutto questo sia quando ero lì al pronto soccorso, il braccio aveva iniziato a farmi male, ma ovviamente non ero grave, quindi non mi fecero, non mi visitarono subito, cioè era molto evidente quale fosse il problema, dovevo aspettare il mio turno. Fece in tempo ad arrivare mio padre, che all'epoca aveva l'ambulatorio, quindi era molto impegnato. Però insomma lui entrò con me, mentre mi sistemavano il braccio. Ed erano in 3. Uno mi tirò da qua,
uno teneva qui e l'altro tirò la mano. E io non avevo idea che avrebbe fatto così male. Per cui guardai mio padre, il quale mi guardò dritto negli occhi con questa sua faccia. Mio padre, secondo me, è un uomo bellissimo, ma è molto... Mi guardò dritto negli occhi e mi fece... Non ho versato una lacrima, non ho fatto un verso, non ho detto niente. Porca vacca, che male, beh, se ci penso adesso mi metto a piangere. Ok, quindi questo è il mio dettagliato racconto di quella volta che mi sono dato il braccio destro. Che poi è la ragione per cui mi sono resa conto di riuscire a scrivere anche con la sinistra. Which was fun. Però mi sono, per colpa di quello stupido braccio, mi sono persa la gita di quinta elementare. Cosa per cui non ti perdonerò mai. Devo diventare il mentore di Joye. Ma Joye è scappato, quindi, prontamente. Porta Joye al lato oscuro. Ma no, sai, quelle scene, è come quella di Nemo, di cui ti parlo sempre. Quella, quando Branchia di là dal vulcano, gli fa così. È bellissimo. No, Joye è ancora lì, ma se non ci conosce cosa ci fa, povera Bess? No, non ho tempo adesso di guardarci, povero Joye. Lo sai che tra l'altro appena mettiamo giù io e te, io devo guardarmi Trumbo? Cioè devo, questo è il punto. Oh no, Tomo, mi sono bloccata. Leonardo si è fatto un'idea che Joye fosse una spia russa in incognito. Gomblotto! Com'è che si prende sempre per il culo Giacobbo? Pesce da lenza. Dumbo è candidato all'Oscar. Sì. Sbax l'ha già visto, Trumbo. Ok. Kylo Fred, voglio conoscere tuo padre e sentirle da lui queste storie. Mio padre è un uomo assurdo. È veramente un uomo assurdo. A un certo momento, adesso ti racconto questa sempre per così. Dunque cos'era? Era il 92... perché il nano era nuovo di pacca, quindi sì, era il 92-93. Mio padre lavorava per l'ONU e quindi stava al campo che accoglieva i feriti a, come si chiama, a Falconara. E ogni tanto andavano a prenderli a Sarajevo con un C-130. Allora, intanto c'è questa cosa che a me intenerisce moltissimo, per cui pare che le ambulanze italiane sono più corte di quelle internazionali. Insomma, c'è una manovra adesso nella Croce Rossa italiana che si chiama Frezza 1, che è un modo di legare la porta in modo che ci stiano dentro le barelle, quelle più lunghe, per le ambulanze italiane che sono più corte. Quindi la porta non si chiude del tutto e c'è un modo che ha inventato mio papà per legarle, in modo che stia chiuso e non perdi il ferito, la roba, eccetera. Allora, aspetta che intanto c'è la storia di Fanny Kids, che all'asilo era distesa a terra a raccogliere i giocattoli sotto alla cattedra. Un bimbo non l'ha vista e ha camminato allegramente sulla sua caviglia. No! Gesso per 3 settimane. Che cosa orrenda è, tra l'altro, il gesso? Porta tuo papà in live. Ma il papà è a Londra. Mio padre è MacGyver. E poi ci sono questi racconti che lui ti fa, secondo me perché vuol fare un po' il ganzo, a onor del vero, però fa finta di essere completamente unimpressed e racconta per esempio di questa volta in cui stavano arrivando a Sarajevo, insomma, e i cecchini hanno iniziato a sparare e quindi il C-130 è dovuto andare giù a zigzag, cioè delle cose, vabbè, aspetta che io comincio a prendere appunti sulle cose da scrivere nel ricappone, che secondo me sono le stesse della settimana scorsa, perché ci sono le domande del Doctor Who tag, ma lo abbiamo messo lì perché, cioè perché l'ha fatto la Chiara, non lo faccio anch'io, o lo faccio anch'io? Ah, che domande difficili. No, però questa so rispondere a questo anche. Ok, sì, ok, no, forse lo so fare volendo questo tag. Come si chiama papà Prismatic? Si chiama Ruggero. Senza la I. Posso farlo anch'io? Il tag? Beh, che scherzi.
Lily, certo. No, mi ero tutta bloccata, Tomo. Fede, dimmi che tieni d'occhio Telegram e vedi tutti i link dementi. Ma come adesso? Ma Vez, ma scusa, ma io sto parlando? Aspetta. Ah no, Salvatore l'aveva detto che non c'era in live, ok. Che cos'è questo? Ma sul gruppo sono state messe delle immagini fatte con le caccole colorate che io non sarò mai in grado di eguagliare. Ma è bellissima! Ecco Gioie. Ma gli infatti devo capire chi è Gioie. Con il suo bel disegnino di Minecraft. Teniamolo. Sono d'accordo con Svax, teniamolo. Allora. Chiara ha dato un sacco di unpopular opinions sul tag. Killer Doll, perché non ce l'hai un canale? Tutti dovrebbero avere un canale. L'hai visto Darth Vader che canta Hello? Sì. Little Cell ha fatto un tag di Doctor Who con il GIF su Tumblr. Freddy indottrina Gioie. Io sono in difficoltà, però, povera bestia, come ci è arrivato questo a noi? Gli ho anche dato il permesso di lavarsi, dice Svax, per dimostrare che non lo sta maltrattando. Gli hai lasciato almeno l'acqua? Gli hai lasciato il finestrino aperto di tanto così? Io ho un canale ma non faccio vlog, solo fan vid. Questo è interessante. Ho fatto già spaventare la chat con una mia foto. Killer Doll, no, non ci credo. Svax, io ho notato che c'è una certa malizia ogni volta che c'entri tu nelle conversazioni nel gruppo. Come mai hai tirato fuori... Per quanto no, forse non l'hai tirato fuori tu questo lato ormonale. Cioè l'altro giorno sono arrivata in chat e c'erano solo delle foto di Manzi. È stato bellissimo. Allora, Little Cell suggerisce di comprare la targhetta per Gio... Allora, Tomo, nel frattempo ci aggiorna su come sta il suo riccio. Che ha preso casa. Ma questa è una cosa magnifica. Che bello. Svax dice sono innocente, signor Giulio. Sì, è quello che direbbe un colpevole, ma ok. Dico scusa. Ce l'ho anch'io finalmente, questo bellissimo bicchiere. Quindi niente, è stata cassata completamente la mia idea di andare a vedere... Hateful Eight, il che da un lato ammetto che non mi dispiace, però ora che ci penso, per via di Hateful Eight, mica perché non ci vediamo. Però sarebbe bello, come ho già detto mille volte, beccarci tutti e sarebbe molto bello. L'Edge Blues l'è perso il momento dei manzi. Era un momento in cui tutti parlavano delle proprie crushes. Per quanto fammi pensare, qual è, a parte Adam Driver, qual è la mia crush del momento? Lee Pace... A me piace nei suoi ruoli perché si sa che gioca per l'altra squadra, quindi benissimo. Io sono molto contenta che lui sia felice. Però mi piace, per esempio, quando fa... Il ruolo in cui lo preferisco, secondo me, è quello di Autumn Cash Fire, perché è pazzo e violento, è imprevedibile. È vero, dobbiamo ancora organizzare per Hamlet. Questi erano i compiti della settimana scorsa. Qualcuno ha fatto i compiti, Vex? Copiamo? C'è sempre il problema che io non ci sono, però. Perché sono alla fiera del libro di Londra. Ah, con quell'altra cosa figa che sono settimane che dico. Adesso te lo spiego e poi cambiamo sempre il discorso. No, è in pieno. Non lo danno nei giorni di aprile. Io sono tutta la settimana dall'11, direi, al 22. Lily ha perso la testa per Ralph Fiennes e Richard Armitage. Chiara che mi dice, Lee Pace è gay, non lo sapevo. Allora ho una buona notizia per te e una meno buona per Lily. Perché ormai pare confermato che lui e Richard Armitage abitino insieme. How cute is that? Lo trovo magnifico. Ma visto che non ho mai visto Bologna, se vengo e ci mettiamo d'accordo, poi mi fai da cicerone? Certo.
Marghe, la mia attuale sventola per James Norton. Chi è James Norton? Aspetta. Mabez. Oh, de gustibus, però. Va bene. Ah, ma perché è sempre guerra e pace, Marghe? Lee Pace, sì. Gioca per l'altra squadra. Dio lo benedica, quanta grazia. Leonardo, contieniti. Squid dice, non so se invidiare Richard lì, ma infatti è una di quelle situazioni in cui veramente quanta grazia, è bellissimo. Ma poi c'è, io seguo un Tumblr di una ragazza che è impazzita quando questa notizia, non è proprio diventata ufficiale perché nessuno l'ha detto, però loro hanno smesso di, secondo me, di contenersi molto. Che è una cosa che a me dà molta gioia, cioè a me l'idea che una persona sia innamorata e non possa parlarne perché, oddio, magari qualcuno si offende, cioè è inconcepibile. Quindi sono stata molto contenta quando hanno cominciato a mandarsi le frasette allusive su Twitter e poi hanno cominciato a uscire delle foto, tipo un giorno di uno con un tal maglione, il giorno dopo dell'altro con lo stesso maglione e palesemente della taglia dell'altro, perché comunque fisicamente non sono fatti uguali, no? Quindi, cioè, si vede quando è il vestito di un altro, ecco, è dolcissima questa cosa. Viene suggerito che io faccia la cicerona, però invece della bandierina con la spada laser. È da fare. Lì e Richard avranno dei bambini bellissimi. Amo Aidan Turner, eh sì. L'Eleonora arriva adesso dalla palestra, tu sei la mia eroa. Io sono 3 giorni che non vado a correre per via di Light Blue, della stessa ragione che tu hai avuto una settimana di merda. Io l'altro giorno, l'altra sera, ho avuto dei crampi che credevo di morire. Vabbè. In tutto questo siamo a 52 minuti. A me sembra di aver detto bella vez 8 secondi fa, ma ok. Davakira dice, io sono 30 anni che non vado a correre, per esempio. Sai che è l'unica cosa che tollero fare? È perché forse intanto mi posso deconcentrare, perché non devo contare niente. Invece in palestra, non so, conti le ripetizioni, no? Vabbè, oppure stai sulle macchine, però... Quando vado a correre mi metto sta playlist Kick-Ass. Aminti dice, sì Carucci, ma solo a me non dicono nulla come Manzi. Anche a me Richard Armitage non è il mio genere, ma Lee Pace parecchio. Fred of Steel in realtà è per la corsa, più che per la palestra. Ma la mia fase Fred of Steel di solito arriva a primavera. Sono tutte queste mie incarnazioni. L'altro giorno stavo rispondendo a tutta un'infilata di domande ed era, ma quando fai video su YouTube hai uno staff? E io, sì, delle mie personalità multiple. Siamo in 7, 8, dipende da chi arriva la mattina. Però sì, siamo anche facili da trasportare perché siamo tutti in un unico guscio di carne. Aspetta, Sbax... Qua c'è una conversazione in cui io non c'entro, che non capisco. Federica, stasera, per farci sentire tutti male, ci tiene a farci sapere che ha fatto 135 addominali. Allora, ci sono stati momenti in cui anch'io ne facevo tanti. Però effettivamente 135 messo così fa un po' impressione. Ti stimo moltissimo. Sono molto felice per te. E domattina no, sarà magnifica la soddisfazione, vuoi mettere? Francesco dice che la settimana scorsa per prendere un aereo ha corso per la prima volta in 2 anni. Allora, Lily dice che sta sclerando con un'amica per la storia Lee Richard e le ha inviato il link della live, tesoro. Ma appena finito, se vuoi, ti metto il link, forse lo metto nel riassunto. Aspetta, perché la ship ha anche un nome, si chiama... Aspetta. Allora, una è... Fanno un misto tra Thorin e Thranduil, che però non mi ricordo. Vabbè, comunque ti assicuro che Lee e Richard
Standing in a tree. Che link devo mettere nel riassunto? Abbiamo solo chiacchierato sto giro. Killer Doll è una ninja e di addominali ne fa tantissimi. A me piace molto l'attore che fa Galavant, dice Light Blue, e poi spiega, è scemo e manzo, è perfetto. Sono d'accordo. Anche Chiara corre a prendere per prendere i mezzi pubblici. Il link delle caccole, hai ragione, link caccole. Chissà come mai non hanno scelto di chiamarle così, cioè di commercializzarle. Divisi in tre tipi gli addominali, normali, obliqui e inversi, con l'istruttore che urlava ancora dai! Tipo René, appunto. Vabbè, ho fatto però, aspetta che ce l'ho qua, la 30 Days Challenge, che era sugli squat, per cui è una di quelle per cui fai una cosa per 30 giorni e arrivi al massimo, e l'ultimo giorno erano 250 squat. Io però ho perso il conto perché mi ero messa a farle davanti alla TV, quindi non so quanti ne ho fatti, però secondo me erano molti. Dio, 56 minuti, siamo già che dobbiamo salutarci, è una cosa orrenda, meno male che c'è Telegram. Allora, gioie a parte, forse qualcuno dovrebbe dire qualcosa a questo cucciolo comunque. Mi sento un po' in colpa io per lui. Dunque io vado a vedere Trumbo. Tu che fai adesso? Aspetta. Minti, con gli inversi alleni gli addominali bassi. Muscoli che non sapevo di avere. No, Sbax, aspetta ad andare su Telegram. Prima c'è la fase in cui la chat si ferma e vengono mandate tutte le figurine. Allora, la Marghe guarda un film sui vichinghi. Chiara, su Telegram. Perfetto. Ah, era la risposta alla mia domanda. Tra l'altro prima ti ho visto quando chiedevi, aspetta, ma dove sei? Al lavoro. L'ho trovato magnifico. Ah, non abbiamo parlato di X-Files! Terza puntata di X-Files. Che secondo me era perfetta. Poi non dico nient'altro, ma secondo me era fucking perfect. Ecco. Allora, la Squiddo si legge Casa di Foglie. La Lily guarda Sleepy Hollow. Little Cell va a leggere Uomini e Topi. Federica dice, oh, beh, c'è chi l'ha visto. Lily è d'accordo con me. E Minty comincia l'invasione dei Lama dell'Amore, che sono sempre molto molto belli. Però, calma, 57. Ci stiamo mettendo avanti. Minty deve scrivere per il blog. Lo devo vedere una spoilerata. Shhh! Basta, non diciamo più niente. Light Blue va a leggere Fables. Couch Potato Challenge. Hai dei libri che tu regali ad ogni piede sospinto ogni volta che ne hai un'occasione? Se sì, mandami una mail in cui me lo dici. E l'altra domanda su cui volevo fare un po' di sondaggio tra gli adorati. Ci sono cose che ti hanno insegnato i videogiochi che ti sono utili nella vita reale? Perché sto cercando di mettere insieme tutta una serie di esperienze in cui in realtà il videogioco è stato positivo per l'alternet. Quindi se ci sono momenti in cui, non so, a me è successo per esempio che qualcuno mi trattasse male in un negozio e io tra me e me mi dicevo, tu non te ne rendi conto, ma io sono un livello 96 Night Elf, tu non hai idea di con chi hai a che fare. Mm-hmm. E questo mi ha rincuorato. Quindi se ti è mai successa una cosa del genere, mandami una mail e raccontami. La Fede ci aggiornerà sugli addominali. Aspetta che mi sono persa una cosa. La Fanny va a vedere Steve Jobs. Ciao Fanny. A me è piaciuto. Mi è piaciuto in uno dei... No, era sulla chat di Telegram, secondo me. Fede, dal venerdì non si è capito se ti è piaciuto o no. Mi è piaciuto. Anne studia per gli Oscar con The Danish Girl. Ma Chiara va a fare i piatti. Ok tesoro, com'è che riusciamo sempre a superarci? E guarda che è una cosa quasi mistica, eh? Light Blue ogni volta che scopre qualcosa di nuovo nella sua testa sente la musichina dei forzieri di Zelda. Allora aspetta che questi facciano un bello screenshottino, Squiddo e Light Blue. Ok, però se non vuoi non li racconti i cazzi tuoi in un video.
Come sempre la live migliore è sempre l'ultima. E... to say goodbye is such sweet sorrow. I would say goodbye tomorrow. E con questa citazione, a malincuore, torniamo su Telegram. Che è bellissimo, eh? Però mi diverto di più quando posso... bla 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 bla. Tu forse no. Ok, allora, se ti vuoi preparare, te l'ho già detto. Il film di domani è The Martian e quello di sabato è Room. Un sacco di mani a cuoricino. Mi manchi già molto. È molto bello. Ok, adesso mi decido. Ok, ti devo dire qualcos'altro? Non credo. Per qualunque cosa il link lo sai, ci vediamo su Telegram. Ok. Non mi tocco perché c'ho ancora la schifezza. Ciao, my darling, grazie. Ciao.